Buongiorno ragazzi, guardate, incredibile ma vero? Sì che viene distrutto come al solito, ma quanto è sporca la fotocamera sempre? Lasciatelo, fate i bravi, si sfondano. Ciao! Sono passate un po' di ore oggi, e ragazzi come cose a casa effettivamente non è che abbiamo fatto tanto. Ma io ho perso tutto il tempo su TikTok. Ha fatto... Facciamo un giorno a testa di chi perde il tempo su TikTok. Tu ce l'hai perso il primo giorno, io ce l'ho... Quando abbiamo un giorno di popolarità... Vabbè, no, comunque a parte gli scherzi. Ma io ho finito un po' di roba lì. Abbiamo lavorato un po', abbiamo parlato un po' di cose con Sick. Adesso qui, in realtà, se vedete, c'è un po' più di... ordine... perché praticamente ho liberato, vabbè, la postazione. Adesso il PC grosso, il super PC è attaccato a questo monitor qui e anche a quello. Finalmente con un po' di tempo riusciamo magari ad andare in live un po' tutti e due. Abbiamo le due postazioni, questa deve prendere forma durante questa settimana. La mia più o meno c'è, bisogna collegare tutto. E appunto andiamo in live su Twitch. E la prossima settimana, cioè da domani, inizieranno i preparativi per Natale. Anche, quindi bisognerà fare un paio di cose. Abbiamo già un progetto, fai da te. Ma perché si attiva Alexa quando dico abbiamo, diciamo? Non lo so. Comunque, in realtà volevo anche aggiornarvi anche... Oh, vabbè, forse no, quella cosa che dici tu, vabbè, quindi... Che abbiamo un progetto di falegnameria che vi porteremo qui in maniera un po' più tagliata con tanti backstage. E sul mio canale... Per intero. Esatto. Insieme agli alberi di Natale. Lui ha pensato, ha avuto la pensata. Oddio, ho schiacciato lì. E niente, ammazza il cane. Comunque, sono contento. Vediamo un attimo di sistemare tutto qua. Cioè, vabbè, in realtà adesso mangiamo qualcosa e poi andiamo in live. E vi aggiorno piano piano della stampante. Dovrebbe essere veramente figa, quindi sono curioso. Che pazienza, che ci vuole, Fumirio. Questo è qui davanti a te che continua a suonare quel coso. E fa la stupidina. Bellino lui. Bellino. Che voi ci crediate o no, in questo momento è passato Kumada ad avere la testina più morbida tra i due. Perché Ivi ha il pelino un po' irsuto sulla testa in questo periodo. Non ha la faccia da animaletto tremendo, guardate. Guarda anche laterale. Io sono qui pronta a distruggere qualunque cosa. Vieni, piccola Ivy, vieni. Vieni. Addirittura. Addirittura il giochino! Pur di farti vedere, vieni, amore. Vieni, Kuma. Sì, sì. Vieni, Ami. Ma. Che carini che sono. Sono proprio due amori. Comunque ragazzi, oggi è stata una giornata di traguardi e risultati per me. Ho raggiunto i miei primi 10.000 iscritti su YouTube, non pensavo, anzi ci speravo, se devo essere sincera, ci speravo di raggiungerli entro fine anno, ma nel momento in cui ho iniziato a usare il canale di YouTube non ci speravo, sinceramente non ci speravo, anzi quando dovevo monetizzare chiedeva che i video avessero 4.000 ore di visualizzazione e ad Alvi dissi sì, 4.000, non le farò mai. Non solo ho raggiunto le 4.000 ore di visualizzazione, ma ho anche fatto i 10.000 iscritti, è pazzesco per me. So che sono numeri che vedete ovunque e che potrebbero sembrare ridicoli, ma per me sono assurdi, cioè sono veramente felice. Il video ha raggiunto le 10.000 visualizzazioni. Ho fatto anche 1.000 follower su TikTok, mi sento quasi come se fossi un poco popolare, anche se sono la solita sfigata alla fine della fiera. Però sono traguardi che per chi è davvero influencer, per chi davvero lavora in questo campo, sono delle stupidaggini. Per me che non sono mai stata seguita nemmeno su Facebook, su MSN, su tutte queste cose, su le foto non hanno mai avuto like, per me è tantissimo, quindi spero di riuscire a condividere con voi questo momento di così, vabbè, penso che lo capiate dal fatto che non riesco ad avere parole, che sono davvero davvero contenta e il merito parzialmente anche vostro, perché tanti di voi
si spostano ogni tanto anche sul mio canale per sostenermi di là e sono davvero contenta. So che sono l'ultima ruota del carro, sono il ruotino di scorta, perché prima ci sono Ivi e Kumà, poi c'è Alvi e poi ci sono io, però riuscite a volere bene anche a me e vi ringrazio davvero. Nel frattempo sto cercando di fare un sugo con le polpette che ha richiesto Alvi. Sono tante le polpette, in realtà dovevano essere molte meno, ne toglierò qualcuna da mettere nella pasta. Perché era al telefono e niente, Alvi dice cosa togli? Perché ero al telefono a imparare come si usa TikTok, perché ancora non ho imparato, ragazzi, anche se mi sono informata, ho fatto la call e tutto, ci sono tantissime cose che ancora mi sfuggono. Ero distratta lì e si è riscaldato un botto l'olio, nel momento in cui dovevo buttare le polpette rischiavo di esplodere io, quindi le ho buttate tutte anziché un po' per volta. Stiamo guardando il video della Moldavia di Shin. Giustamente si mettono a aprire mentre mangiamo il latte, che è... Madonna, che schifo! Ecco. Mi auguro non stiate mangiando, che poi in sé la fatta. No, tranquillo. Mi spieghi cosa ci fai lì in piedi così? Sei un gatto, eh? Che ti metti in piedi sui cornicioni delle cose. Ok, Ivi. Ok, let's... Ivi vuole fare il gioco del tiro con Kumà, ma lei non lo prende. Era seduto qui nell'angolino e lei l'ha schiacciato proprio contro il muro mentre lui mi guarda. Ciao, amore. Ciao, piccolo. Ma quanto amore vuole in questi giorni il Kumirio. Comunque ragazzi, allora, la live è finita, qui adesso ho messo a stampare una cosa che poi vedrete, sembra una figata. La live è andata tutta bene, devo dire, abbiamo stampato un po' di cose, abbiamo qui due benchy, una rosa e una arancione. Quella arancione è venuta decisamente meglio perché questa qua l'avevo messa tipo molto più veloce e poi con tipo il 300%, quindi era fuori di testa. Adesso qui sta andando... E devo dire che funziona molto molto bene. La cosa più figa in assoluto è l'autolivellamento. Adesso, visto che non mi faccio mancare niente, sto per mettere l'espanso sulle porte, così stanotte si asciuga e domani sono pronte. Guardatele tutti e due lì. Ma perché c'è un cavo HDMI sotto? L'avranno staccato prima, quando si è sentito il rumore. C'è Ivi che è super stranita da Alvi che usa il poliuretano espanso. Non capisce. Guardate, guardate. Ma che cos'è? Non capisco. Mi dà un po' noia. Mami, eliminalo. Ma tu sembra cucciolina. Ma dove è finita la mia capitana coraggiosa, eh? Dove è finita? Ti piace, Ivi? Fanno uno scatto. Guarda. Oh. Qui, qui. Più in basso, qua, qua. Tocca. Oh. Così, guarda, Ivi. Non avere paura. Guarda, guarda. Guarda. No. Non va. Non ti convince? Mi sembra convinta?